I concerti devono essere fatti negli stadi, non sulle spiagge. Le spiagge non sono cumuli inerti di sabbia, ma sono il luogo dove vivono specie e animali ormai rarissimi. Lì c'è il ginestrino, c'era il ginestrino delle spiagge, dove verrà fatto, dovrebbe essere fatto il concerto. Ci sono eminenti scienziati, accademici, che hanno detto chiaramente che i grandi eventi non devono essere fatti sulle spiagge. Ci sono appunto gli stadi, e se poi vuole Jovanotti dare un segnale sulla natura, sull'ambiente, può andare all'Ilva di Taranto, al petrolchimico di Gela. Ci sono i posti del dolore e del disastro ambientale che possono essere raggiunti per un messaggio ambientalista. Non certo fare i concerti sui pochi lembi rimasti con vegetazione naturale. Il comune di Vasto ha spazzato via tutto con interventi pregressi qualche mese fa a Fosso Marino. Un'area che il piano del demanio comunale, anche quello regionale, destinavano a tutela ambientale e anche a rinaturalizzazione. È stato fatto l'esatto opposto, e addirittura adesso si vuole rendere il sito un corso d'acqua calpestabile, tombando, la parola la dice lunga, tombando il corso d'acqua per farci una pista di una discoteca. È veramente inconcepibile. Noi speriamo in un ripensamento degli enti anche all'ultimo minuto. Il Jova Beach Party si terrà a Vasto, nell'unico sito di nidificazione del Fratino del 2022, quindi con un disturbo enorme, anche perché lo spostamento del Luna Park è stato fatto in un periodo di nidificazione di quell'unica coppia presente, quando invece sulla vinca la valutazione di incidenza ambientale era scritto che doveva essere fatto al termine della nidificazione. Oltre al danno pure le beffe, perché per tombare Fosso Marino sono stati letteralmente gettati via 80.000 euro di fondi regionali, quindi di fondi pubblici, quindi di fondi di tutti noi, per un intervento che ha addirittura aggravato la preesistente situazione.